Benvenuti a Rendering, la rubrica di architettura, tecnologia e divertimento. Io sono Silvia Rossi e con me ci sono Andrea Spera, architetto e conduttore di Cerco Casa Disperatamente. Buonasera. E Paolo Leccese, che è un collega ma anche un comunicatore nel campo del real estate e dell'alta tecnologia. Oggi parliamo di social network all'interno della casa e dell'immobiliare, quindi abbiamo chiamato il number one su questi temi. Gerardo Paterna dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Ciao Gerardo. Ciao Silvia, un saluto a tutti, grazie per ciao l'invito. Gerardo, ciao, grazie benvenuto. A te. Ciao. Gerardo, per chi non lo conosce, è un blogger, un cofondatore di RTV e autore del libro Comprare e vendere casa, i luoghi comuni del mercato immobiliare. Benvenuto Gerardo e spero ciao. Che prima o poi verrai di persona alla nostra trasmissione. Promesso, sicuramente. E devo dire che io quando ho cominciato a puntare sui social network per la mia attività di agente ho cercato un po' di profili interessanti da cui scopiazzare un po', e il primo che è apparso sei stato tu. Capito? Cioè, sono contento, onorato. Hai capito che danni che fai? Mamma mia, ragazzi. E quindi ti chiedo subito se secondo te i social network sono importanti per l'attività di professionisti come gli agenti immobiliari e non solo, e perché? Sì, guarda, non sono alternativi, ma sono complementari. Cioè, dobbiamo oggi mixare un'attività offline, ma non dimenticarci di presidiare con qualità il digitale, perché di fatto la concorrenza è sul digitale, ma soprattutto le persone dalla piazza reale si sono spostate proprio sul web, e quindi è lì che dobbiamo andare a cominciare a costruire relazioni, ecco. Certo. E voi invece, Andrea e Paolo, che esperienza avete con i social network in campo lavorativo e se ci sono stati dei risultati interessanti o delle cose negative che invece avete riscontrato? Io sono un disastro, nel senso che sono consapevole che dovrei probabilmente insistere di più, insomma, no? Cioè, li uso ovviamente, soprattutto nel periodo in cui magari c'è qualche programma in onda e quindi c'è bisogno di comunicare e condividere certe cose. Professionalmente parlando, vabbè, usiamo quelli tradizionali, il sito o Instagram, comunque, quindi pubblichiamo e continuamente condividiamo, insomma, quello che facciamo, ma mi accorgo, che probabilmente sono abbastanza anziano per questo, evidentemente, insomma, che faccio fatica comunque a avere questa condivisione forzata, insomma, perché non probabilmente ancora della mia generazione ne fa parte o comunque mi ha preso proprio all'ultimo, mi sto adeguando, insomma, tu però mi accorgo che faccio molta fatica. Sei riservato, anche se non sbaglio, non ci conosciamo da tanto, però mi sembra che tu sia una persona anche molto riservata. Sì, ma è proprio, capisco, lo vedo con mio figlio, con i suoi amici, o rispetto a quello che faccio io e quello che faccio io rispetto magari a mia madre, no? Quindi siamo tre generazioni totalmente diverse sul nostro approccio del web, però mi accorgo che la strada del futuro è quella, insomma, non certo. Lo possiamo fare a meno, e questa è la parte positiva. Poi ho avuto anche dei riscontri negativi perché ho dato la possibilità a qualcuno, che evidentemente non sto simpatico a tutti, insomma, quindi c'è qualcuno invece che ne approfitta per poi comunicare, insomma, i famosi haters, no, che ti... Ma oggi se non hai un hater non sei nessuno. Sì, non sei nessuno, insomma. Forse qualcuno li paga anche, no? C'è qualcuno che paga l'hater per essere... Però insomma, devo dire che magari non può... Non è che ci rimango male, però mi accorgo che, ecco, do la possibilità a qualcuno, insomma, di cui magari a me non importa niente, invece di poter parlare anche a lui. Quindi, sai, la cosa mi lascia sempre un po' perplesso. Invece io sono diventato totalmente schiavo dei social network, che sono passato da una fase in cui il social network lo vedevo come diversi anni fa, come un punto esclusivamente di gioco, e quindi lo vedevo non abbinabile al lavoro. Poi invece piano piano l'ho usato soltanto per lavoro, e quindi ho iniziato a costruirmi profili, a gestire profili su tutti i social network, e oggi
effettivamente vivo con un telefonino che mi fa arrivare notifiche ogni istante praticamente. Quindi sono diventato schiavo al contrario, vorrei cercare di disintossicarmi e non so se Gerardo, che è più esperto di me, riesce a darmi qualche consiglio, ma vorrei cercare di capire quali social network selezionare e lavorare solo su quelli, perché il ritorno, devo dire la verità, se usati con consapevolezza a livello professionale c'è. Infatti Gerardo, volevo chiederti proprio se ci dai qualche consiglio tecnico su come usarli al meglio per la nostra professione. Sì, ma guarda, io penso che la prima cosa debba essere quella di seguire il proprio stile. Cioè, prima Alessandro diceva che aveva difficoltà, si è un po' riservati, ma dico, non c'è mica nessun problema, si può presidiare tranquillamente quella piazza in modo discreto, riservato, purché ci sia autenticità. Certo. Oggi spesso il rischio è quello di trasferire magari dei messaggi eccessivamente celebrativi, no? Sono stato qua, sto facendo questo, trascurando un po' quella che è la narrazione, cioè quella che interessa effettivamente alle persone, un po' dietro le quinte, no? Cosa c'è dietro una determinata attività. Quindi sicuramente l'autenticità e il racconto uno a uno, perché poi è bene personalizzare il più possibile la nostra comunicazione, pensando sempre di avere una persona di fronte, può essere già un buon approccio che ci fa percepire come persone non costruite. Vi faccio un esempio, se pensiamo al giovane 74enne Gianni Morandi, ecco, che ha una pagina Facebook con 2,6 milioni di fan e presidia Instagram con un altro milione di fan, ecco, fa una comunicazione autentica. Cioè, al di là poi della questione generazionale che evidenziava Spera, che secondo me è giovanissimo comunque, ecco, adesso io vado verso i 50, ma Spera sicuramente è più giovane, ecco. Per cui quello, il messaggio che deve passare sicuramente è a realtà, concretezza, autenticità, soprattutto avere uno scopo. Partire dal presupposto che ogni contenuto che pubblichiamo in qualche modo deve arricchire chi ci legge e chi ci guarda. Quindi avere ben chiaro chi è il nostro pubblico. Questo è fondamentale, perché non possiamo piacere a tutti. Certo. Quindi avremo gli odiatori e non ci rivolgeremo a loro. Ognuno di noi ha la propria audience, naturalmente, ed è bene capire qual è e puntare su quella. Cioè, è meglio avere 1000 fan fedeli che, come dice il buon Scandellari, ci danno 100 euro ciascuno all'anno, ok, che avere 1 milione di fan che però poi, voglio dire, interagiscono nella misura dello 0, ok? Certo. E questo si vede soprattutto anche quando, non so, su alcuni profili di fashion blogger che vanno tanto di moda adesso, che magari hanno milioni di fan, ma se andiamo a vedere poi le interazioni effettive, sono poche, perché posso anche raccogliere 30.000 like, tra virgolette, ma se ho 2 milioni di fan è nulla. Il famoso engagement. Lo so, ma non si versano in banca i like. Senti, invece Gerardo, le cose che invece non dobbiamo assolutamente fare, io ho visto sul tuo blog che hai scritto le 5 cose da evitare, no? Soprattutto per gli agenti immobiliari. Sì. Ma guarda, il primo errore, che è molto comune, è quello di concentrarsi sul prodotto anziché sulle persone. Quindi spesso vediamo ancora oggi bacheche inondate di annunci immobiliari, servizi, prodotti, compra. Ecco, considerate che la maggioranza degli utenti Facebook, per esempio, sono lì per un'unica ragione, no? Che, come racconta Rudy Bandiera, è il cazzeggio, no? Quindi, se consideriamo che il 72% degli italiani al mattino si sveglia, spegne la sveglia, va in bagno e la prima cosa che fa è guardare cosa capita sui social, ma non è lì per aspettarsi lo spot del giorno, ok?
Quindi è chiaro che dobbiamo tarare la nostra comunicazione puntando a costruire una relazione che sia di interesse per chi ci segue. Questo è il primo aspetto. Secondo errore comunissimo è avere dei profili inattivi. Ci sono delle fanpage anche di aziende che magari sono ferme al 2014 e voglio dire questo non va bene. Piuttosto è meglio gestire una non presenza che una presenza discontinua. Io ho ancora attivo MySpace, non so se ve lo ricordate, MySpace, uno dei primi, ce l'ho ancora, ma non lo uso, quindi... Ecco, guarda, cancella. Anche perché chi lo vede? Anche perché chi lo vede? Ci sono solo io, MySpace. Sì, prego, sì, scusa, sì. Vai avanti. No, figurati. Poi, guarda, da un punto di vista pratico, c'è ancora confusione fra profilo personale e fanpage. No? Spesso vengono trattati i profili personali come delle pagine d'affari, anche questa non va bene, bisogna distinguere, sapendo che anche su profilo personale è possibile veicolare certi messaggi soltanto ad una categoria di persone, perché se ne abbiamo 3.000 amici avremmo 500 amici veri e poi una serie di persone che sono conoscenti, clienti, persone che ci seguono. Ecco, se vogliamo così evitare di ammorbare i nostri amici con i nostri contenuti di qualità ma professionali, è bene creare delle liste, per esempio, dove indirizzare determinati messaggi solo a un certo tipo di persone. Ok, interessante. Okay. Sì, beh, sono piccole cose, ecco. Poi magari cominciare a spiegare cos'è un tag, per esempio, perché questo mi sembra una cosa... Vabbè, per lo più. Lo sanno, dai. No, non lo sanno, Silvia, non lo sanno. No, ne abbiamo parlato diverse volte con Gerardo, sì, di questa cosa. Guarda, io ho fatto un esperimento davanti a 700 agenti immobiliari che hanno avuto difficoltà nel condividere un post, no, organizzato a tavolino, confondendo il tag con l'hashtag. Andrea, lo sai tu, tag, hashtag, adesso ti faccio una domanda tra pochetto. No? Io sì, che sono stato male quel giorno, professoressa. Vabbè, semplicemente, insomma, il tag è quando vogliamo coinvolgere una persona o un'azienda all'interno del nostro messaggio e quindi mettiamo prima del nome della persona o dell'azienda la famosa chiocciolina, ok? Quella che usiamo per le mail, la chiocciola col nome, quello è un tag. L'hashtag invece è una sorta di etichetta legata ad un argomento che è preceduta da un cancelletto e quindi il sistema cosa fa? Va a categorizzare il nostro contenuto in base all'etichetta. Quindi se noi facciamo un post dove l'hashtag è casa, ok, e chiunque cercherà su Facebook con l'hashtag casa, il nostro contenuto tra i milioni, ecco, di contenuti in qualche modo sarà categorizzato all'interno di questa categoria. Okay. Posso fare una domanda, prego, a Gerardo? Gerardo, scusami, la capacità dei professionisti dell'ambito immobiliare, quindi in questo caso ci metto tutti, quindi dagli agenti immobiliari agli architetti, agli ingegneri, di mirare il cliente, non necessariamente vendendo il prodotto, come dicevi tu, ma vendendo se stessi come brand, secondo te è un trend in crescita o è comunque statico? Oggi secondo me è ancora statico, almeno parlo del settore immobiliare. L'agente immobiliare o comunque il professionista è legato ancora troppo al prodotto, al servizio e poco alla persona. Quindi dobbiamo utilizzare i social network come strumento per arrivare indirettamente alla vendita, però dire uso Facebook per vendere è un errore di fondo. Anche perché sono dei mezzi che hanno un linguaggio, se vogliamo, frivolo, quindi non è che puoi fare delle cose molto lunghe o noiose su Facebook, devi usare il linguaggio giusto per quel mezzo lì, no? Sì, assolutamente, assolutamente, concordo. Non troppo e poi tecnico. La cosa importante è avere continuità. E senti, un'altra cosa chiedo in realtà... Quella che ha scusa. Andrea, la continuità che ha Andrea sì, nella pubblicazione. Sì, poca. Dovrei avere una persona che fa questo per me, insomma, ci sono. No, guarda, questo è un altro errore. E questo è un altro errore. Cosa? E no, il fatto di delegare. Ah, sì. È assolutamente... Tu, in pratica, vai a delegare la tua storia ad un terzo, quando in realtà dovresti essere tu ad occuparti di raccontare la tua storia.
aspetti. Invece volevo chiederti, ma altri canali tipo Instagram, eccetera, video e mostrare le case in, sotto un altro aspetto, non con una semplice fotografia, ma magari con un filmato o con una camminata all'interno dell'appartamento, cioè modificare un pochino la tradizione classica del mostrare una casa attraverso i social, può essere una strada oppure si rischia solo di perdere tempo? Beh no, il contenuto video è importante, perché il video è fruibile anche in mobilità, è assolutamente consigliato. I video devono essere brevi, non possiamo fare un quarto d'ora di video su un immobile perché sennò non ci segue nessuno, ma creare delle pillole di 2 minuti, 3 minuti, così raccontando un po' non soltanto l'immobile ma i benefici del viverlo. Cioè raccontiamo quanto è bello far colazione in quella cucina che alle 9:30 del mattino è illuminata dal sole. Sì, o esaltare qualche caratteristica che magari si può raccontare in modo con immagini, penso, no? Io volevo condividere con voi questa riflessione che ho fatto, e cioè riscontro queste due caratteristiche. Intanto una sperimentazione generale anche da parte delle grandi aziende, visto che questi media sono nuovi, e poi anche una, diciamo, una sorta di periodo d'oro in cui siamo noi adesso, perché sono molto liberi, cioè sono, essendo nuovi, sono poco regolamentati, purtroppo anche nel male, ma anche nel bene, cioè abbiamo un grande bagaglio di strumenti per poterci esprimere senza troppe regole in questo momento. Che ne pensate? Siete d'accordo? Beh, secondo me c'è un grandissimo, veramente un buco che riguarda la gestione dei dati. Perché è vero che è tutto gratis apparentemente, certo, ma mi sembra che noi regaliamo tante informazioni. Il prodotto siamo noi. Esattamente. E quando regaliamo tutte queste informazioni, bisogna capire bene cosa ci fanno gli altri con queste informazioni. Diventiamo uno strumento noi. Esattamente. Qualcuno, Gerardo lo sa, sta cercando di monetizzare questo creando delle aziende di intermediazione che gestiscono i dati personali rispetto a questi giganti che utilizzano i big data. Chissà, potrebbe essere il futuro, l'idea di far business con i nostri dati. Non so se questo sarà attuabile, so che qualcuno ci sta provando, ma non lo so. Siamo probabilmente in un periodo d'oro, ma bisogna vedere se diventeremo vittime o carnefici. Sulla libertà dobbiamo fare un ragionamento. Nel senso che allora sicuramente viviamo un periodo magico, è un laboratorio continuo, bisogna sperimentare. Sì. In realtà la libertà è una libertà normata, nel senso che oggi noi siamo liberi, difficilmente ci immaginiamo di andare in piazza, nella piazza del paese, e metterci a urlare, ok? Questo spesso accade per mancanza proprio di formazione e di cultura sul web, su Facebook. Però consideriamo che per esempio Facebook ha creato un maxi recinto dove ha messo dentro 2 miliardi e 700 milioni di persone e dove c'è un algoritmo che fa le regole. Vi faccio un esempio pratico. Qualche tempo fa ho pubblicato un articolo sulla blockchain, sui bitcoin e sugli immobili. Quindi ho così messo un'immagine in cui c'era una casetta, un bitcoin rappresentato ovviamente perché la moneta fisica non esiste, e Facebook mi ha bloccato il post perché pensava che in realtà stessi proponendo così una sorta di commercio legato al bitcoin. E pur provando a spiegare poi, facendo il famoso ricorso, no, che in realtà si trattava semplicemente di un argomento, di un tema informativo, un articolo informativo, alla fine per pubblicarlo ho dovuto cambiare il titolo e l'immagine per aggirare questo ostacolo, perché altrimenti il tema non passava. Ecco, quindi c'è ampia libertà, ma cominciano ad esserci anche un po' di vincoli che non sono decisi da noi. Ecco.
Sì, infatti, piano piano, secondo me, sarà sempre più regolamentato e saremo sempre meno liberi, secondo me. Sì. E poi volevo chiedervi questo. Prima la comunicazione era in mano ai professionisti della comunicazione, oggi invece basta per comunicare uno smartphone e poi avere una grande eco. Qual è l'importanza in questo scenario della formazione? Perché comunque non è che puoi scrivere sfondoni grammaticali o cose violente. Qual è l'importanza della formazione? Però il rischio è quello. Lo so. Il rischio della semplicità è che oggi troviamo comunicatori che non sono comunicatori, che scrivono e comunicano in maniera assolutamente inquietante. E infatti, per quello chiedo a Gerardo, che so che fa tanta formazione su questo, qual è l'importanza? Sicuramente, guarda, è fondamentale e prima torno sempre ad Andrea che parlava della questione generazionale, no? Io credo che oggi i genitori, per esempio, dovrebbero essere formati per poter aiutare i giovani, i figli ad utilizzare questo strumento con intelligenza ed equilibrio soprattutto. E poi in ambito professionale sì, assolutamente, la formazione diventa importante perché pur essendo uno strumento strepitoso dobbiamo utilizzarlo in modo equilibrato, un po' come se io mi infilassi in un laboratorio di chimica e cominciassi a giocherellare con ampolle e alambicchi, no? Sicuramente qualcosa succede, no? E non è detto che sia qualcosa di positivo. Ecco, noi Facebook, ma il web in generale dei contenuti, è un laboratorio di chimica umanistica. Ecco, noi siamo lì, abbiamo a che fare con la pancia delle persone, per cui serve assolutamente conoscenza, consapevolezza, tatto, intelligenza e cultura per riuscire a mettere a frutto uno strumento meraviglioso. È difficilissimo questo, parlo da genitore, insomma, vedo che la mancanza di equilibrio è qualcosa di sconosciuto, insomma, almeno in mano ad un adolescente, quindi è una sorta di doping, di droga proprio. Concordo. Perché non neanche a spiegarglielo, cioè qualcosa di assolutamente naturale per loro, è un terzo braccio, fa parte di loro, quindi togliergli questo cellulare dalle mani diventa una cosa molto molto difficile. Io trovo la stessa difficoltà. Scusa. Trovo la stessa difficoltà di Andrea, nel senso che io ho due preadolescenti gemelli che sono diversi in tutto tranne che nella dipendenza da cellulare, nonostante io abbia cercato di formarli, cercato di insegnargli quali possono essere i danni e i vantaggi. Quindi uno lo usa, uno no? No, sono diversi in tutto tranne che in quello nella dipendenza da cellulare. Considerate che mio figlio fa spesso tardi a scuola, pur abitando vicinissimo. L'unica cosa che riesce a farlo uscire quei 10 minuti prima per non farlo arrivare tardi è la minaccia del sequestro del cellulare. Questa cosa proprio apre... Sì, è la chiave di volta. Esatto, esatto. Quindi c'è il suo rovescio della medaglia positivo, però insomma. Però io ad esempio ho visto l'altro giorno sul telegiornale di un progetto che toglieva ragazzi e adolescenti per 72 ore il cellulare, glielo mettevano in una busta, no? Però dicevo, ma invece di toglierglielo, fateglielo aprire, insegnategli le grandi possibilità che ci sono, perché magari loro usano cose, diciamo, ludiche, mentre invece è interessante potersi informare, ricercare, quindi non toglierlo, ma dare gli strumenti per usarlo in un modo costruttivo. Silvia, io ieri riflettevo proprio su questo argomento rispetto al fatto che nell'epoca, quando eravamo ragazzi noi eravamo in grado di annoiarci, cioè noi c'era un momento in cui ci annoiavamo e il nostro cervello si sforzava per cercare di fare qualcosa che ci toglieva dallo stato di noia. Tu oggi, prova a spiegare ai tuoi figli oggi che noi non avevamo il cellulare, perché loro la noia non ce l'hanno mai col cellulare in mano, perché riescono a vivere, spostarsi da un mondo all'altro senza far fatica, e quindi quel momento in cui noi andavamo in down perché non avevamo niente da fare, per loro è superato da questa cosa. Io penso sia veramente una sfida difficile quella
di riuscire a gestire un adolescente in però questo però non li demonizziamo. Gerardo, aiutami in questo. Io per preparare questo piccolo slot ho fatto un po' una ricerca sul dibattito sui social network. È venuta fuori una sfilza di articoli negativi sui social network, però invece secondo me sono uno strumento molto positivo. Tu Gerardo che ne pensi? Ma che è facile demonizzare qualcosa di nuovo, no? Perché noi oggi valutiamo il presente sulla base della nostra esperienza. Ma noi quando eravamo ragazzi, cioè io mi ricordo, ho comprato la mia prima Xbox quando avevo 21 anni, no? Ok? Quindi è difficile. Io credo che cosa importante, specialmente sui ragazzi, sui giovani, creare degli spazi dove ci sia anche dell'altro, cioè un'attività fisica, la lettura, attività dove poi all'interno ci può anche stare, no? La console, il cellulare ed un utilizzo un po' più ampio rispetto ad una semplice funzione di gaming, ecco. Per cui demonizzare secondo me è sbagliato, bisogna cercare di capire, cercando però di monitorare quei comportamenti da estremi legati poi chiaramente all'ansia da mancanza di cellulare o altri comportamenti clinici, ecco. Sono d'accordo. Senti, poi volevo chiederti, ma come mai tu hai scelto proprio Telegram per diciamo diffondere la tua attività, i tuoi contenuti? Perché io sono quasi su tutti i social network, non avevo Telegram, mi sono iscritta per leggere i tuoi post, però ancora non ho capito come funziona e che cos'è che lo distingue dagli altri, perché l'hai scelto. Allora, intanto vabbè, è figlio della curiosità, nel senso che ho provato e continuo a provare sempre utility app che possano in qualche modo sposare il mio desiderio di creare una comunità verticale di professionisti evoluti e quindi interessati a ciò che scrivo. Telegram è stato scelto perché non è molto diffuso rispetto a WhatsApp, quindi sono pochi quelli che lo utilizzano, è uno strumento stabile. Consente di fare cose che con WhatsApp non si possono fare, per esempio i gruppi ad esempio possono contenere fino a 200.000 persone. C'è questa novità, che non è una novità perché per Telegram è così dall'inizio dei canali, quindi la possibilità di fare una comunicazione uno a molti. C'è la possibilità di utilizzare i bot, cioè tutte quella tecnologia che automatizza la gestione del contenuto, e c'è la possibilità di fare interazione, quindi inserire delle emoticon, fare dei sondaggi, avere una serie di strumenti per creare un'interazione insomma di livello già medio-medio-alto, cosa che WhatsApp, per esempio, io mi rivolgo prevalentemente ad una clientela tra virgolette, passatemi il termine clientela, ecco, business, quindi ho a che fare con aziende, ho a che fare con professionisti. Diversamente ad un agente immobiliare che mi dovesse chiedere, ma mi conviene utilizzare Telegram o WhatsApp per restare in contatto con i clienti? È evidente che direi WhatsApp, certo, perché è uno strumento usato dalla maggioranza delle persone e quindi insomma sicuramente è più adatto. Con un'accortezza, i famosi messaggi broadcast, no? Alcuni semplicemente sparano messaggi così senza senso a chiunque abbiano in agenda. Ecco, anche lì cerchiamo di creare degli insiemi che siano quantomeno omogenei e insiemi che possono gradire i nostri contenuti anche su WhatsApp, ecco. Non so se vi è capitato, ci sono queste maledette chat delle classi scolastiche, non so, okay, di cui siamo tutte vittime. Ecco, e sarà capitato anche a voi di avere in chat qualche genitore che magari aveva la pizzeria, il ristorante l'outlet di abbigliamento che fa pubblicità, che è bravissimo, perfetto. Questo è un comportamento assolutamente sgradito, ecco, non è opportuno. All'effetto contrario. Certo, se ne approfitta. Ma è l'effetto contrario però.
all'effetto esattamente contrario, perché io è un'invadenza, cioè non è quello il settore, cioè il posto dove parlare di quello. Sentite, io vi volevo prendere un po' in giro, quindi sono andata a scovare nei vostri profili Facebook. No, devo dire, ma ho trovato pochissima roba divertente, siamo professionisti, tutti. Però ho trovato, ecco, Gerardo, dal tuo profilo io ho capito che tu sei molto fedele, perché nelle tue foto ci sono solamente uomini, l'unica donna che c'è è tua moglie, che tra l'altro è bellissima, e grazie. Un'altra donna per caso che c'è, quella foto che vediamo adesso, è una ragazza che era sul palco con te, e che tu, se vedi nella seconda foto, se Leo manda la seconda foto, neanche le stringi la mano, cioè stringi la mano a quello di qua, poi guardi quell'altro di là, però poi alla fine lei, se vediamo la terza foto, ti si para davanti e tu allora lì con un po' di riluttanza le stringi la mano. Come mai c'è tutti solo uomini nel tuo profilo? Ma guarda, devo dirti una cosa, intanto beh, in quell'occasione era una premiazione, ero piuttosto emozionato, sì, e quindi erano anche le mie prime apparizioni sul palco, e quindi insomma ero semplicemente imbranato, ecco, quindi nulla da togliere a quella bella ragazza che poi ha suscitato nei commenti, voglio dire, il gradimento, ecco, il divertimento di tanti maschietti, voglio dire, che hanno commentato quello stato. E poi veniamo a Paolo. Anche Paolo, tutte foto super professionali, però ce n'è una in cui c'hai un sorriso un po' denti stretti. Ma come mai lì? No, vabbè, considera, lì era una manifestazione che si chiama Ideare, che l'anno precedente la mia idea era stata premiata come la migliore idea nell'ambito immobiliare, e lì avevo appena premiato chi aveva vinto l'edizione dell'anno successivo. Ero contento, non era nessun ghigno, ero veramente contento. Volevi vincere anche la seconda edizione? No, non ho partecipato, perché avevi vinto. E poi ne ho trovata un'altra, qui la voglio commentare con te, se la manda Leo, dove c'è quella scritta: se non cambiasse mai nulla non ci sarebbero le farfalle. Beh, è una frase famosissima, non l'ho inventata certo io, però in quel periodo particolare, era un momento di qualche anno fa in cui stavano cambiando tante cose, e pensavo al bruco e alla farfalla, e quindi c'era tanta poesia vera, tanta emozione, perché era un momento veramente molto delicato della mia vita. Ah, ecco, e quella mano che tu so già cosa vuoi dire. Ce la fai rivedere un attimo? So già cosa vuoi dire, no, teneva in mano. Aspetta, se ce la fai rivedere un attimo, io quando l'ho vista ho detto, ma quella mano l'ha tagliata perché stava facendo il dito? No, in realtà avevo in mano un telecomando, quindi non c'era nessun dito. Ok. E invece nel profilo di Andrea Spero ho trovato una foto in cui, ma cosa gli hai detto alla Balivo per farla ridere così, che si sta scompisciando? Che gli hai detto? Ah, guarda, cosa gli ho detto non lo so, sicuramente è che con quel tipo di programma non sai mai, cioè c'è una scaletta da seguire, ma poi alla fine io conducevo un quarto d'ora, lei ne aveva un'altra ora e 45, quindi lei è bravissima, insomma va a braccio, e quindi sicuramente l'argomento che dovevamo affrontare prima lo diceva in mezzo, viceversa, quindi bisognava un po' improvvisare, sempre seguendo, insomma, c'è un certo filologico sugli argomenti, quindi lì ci saremmo incastrati o ci saremmo, adesso sinceramente non mi ricordo, insomma. Però ecco, la cosa divertente, insomma, e si forse trapela dalla fotografia, che poi alla fine diventa anche abbastanza divertente, insomma, perché è un'improvvisazione con dei contenuti, però ecco, l'importante è saperli raccontare e trasmettere in maniera così abbastanza allegra. Spontanea, assolutamente. Dunque, io adesso vi chiedo di consigliarci un influencer, un profilo che seguite, che vi piace, che vi informa, che spesso mette delle belle foto, e che volete appunto comunicarci, così lo seguiamo anche noi. Gerardo, te ci consigli qualcuno? Ma guarda, io in Italia per esempio seguo Riccardo Scandellari, che ha un blog che è scande.com, sulla comunicazione digitale. Peraltro Scandellari è anche amico e socio di Rudy Bandiera, che è un altro bel blog che può essere molto interessante, ecco, sul piano proprio della comunicazione digitale. A livello internazionale invece
vi segnalo, sono un po' noioso, ecco, perché parlo sempre di immobiliare, però c'è Inman, per esempio, che è un blog americano che è molto molto interessante, ha anche una fanpage con contenuti sempre attuali. E quindi scusa, puoi ripetere, che io non ho capito come si chiama questo? Si chiama Inman. Inman, ok. Inman, sì, sì, assolutamente. Ok. Perfetto, sentiamo Paolo, se ha qualcuno da consigliarci. Io vi consiglio di seguire David Orban, è un esperto di intelligenza artificiale, professore della Singularity University di San Francisco, e lui è esperto ovviamente di tutto quello che sarà il nostro futuro. E si chiama David Orban, seguitelo in tutte le sue forme di comunicazione, mi dà tanti spunti per aggiornare anche alcune informazioni che pubblico sul mio blog, sulle mie pagine Facebook. Bene, me lo vado a livello diverso, Paolo. Com'è? Sei proprio ad un livello superiore comunque. Ti voglio bene. Anche io. Andrea ci rimanda, scommetto, per l'influencer alla prossima. Io mi seguo questo qui adesso, anch'io, comincerò. Mi avete curiosi. E la prossima volta te lo dico. E la prossima vi stupirò. Benissimo, Gerardo, ti ringrazio tanto, spero che verrai una delle prossime puntate qua da noi. Guarda, sicuramente sì, quindi io ringrazio Andrea, Paolo, Silvia, assolutamente, grazie mille. Grazie, ciao, a, grazie te, a te, a presto. A presto. Ciao. A presto anche a voi con Rendering la prossima settimana, seguirà The Wall con Leonardo Raso e adesso parola alla regia. Hai deciso di vendere il tuo immobile, frutto dei risparmi di una vita? Prendi un appuntamento con un consulente di GSA Reagency. Riceverai una consulenza globale sulle strategie migliori per raggiungere il tuo obiettivo. Affidati alla professionalità del nostro team di agenti immobiliari, che ti garantiranno un controllo preventivo e certificato sulla vendibilità del tuo immobile. Un servizio fotografico di altissima qualità e video a 360 gradi che resteranno tuoi per sempre. L'utilizzo di strumenti tecnologici all'avanguardia, la condivisione con tutte le agenzie immobiliari d'Italia e molto altro ancora. Tratta bene il tuo immobile, risparmia il tuo tempo e dedicati alle tue passioni. Rivolgiti con fiducia a GSA Reagency al numero 06 833 61 116, www.gsareagency.com. Sei un agente immobiliare? Vorresti avere più tempo da dedicare allo sviluppo delle relazioni con i tuoi clienti? SafeHome è la soluzione tecnica per le agenzie immobiliari a tutela dei clienti. Con un solo click ti mette in contatto con il tuo tecnico di fiducia, che in pochissimo tempo e in maniera economica ti consegnerà un fascicolo completo contenente una relazione tecnica e tutti i documenti necessari per vendere meglio e prima tutti gli immobili in portafoglio. Chiama ora senza impegno il numero 06 92 91 54 73 e visita il sito www.safehomeitaly.it. Ho sognato la nostra casa, bella, accogliente, immersa nel verde, con tutti i servizi, e non è costata una fortuna. Non sognare a occhi aperti, i tuoi desideri con noi diventano realtà. Selva Nera Village, appartamenti di nuova costruzione, prenota la tua casa con soli 1000 euro e inclusa nel prezzo una cucina completa di elettrodomestici. selvaneravillage.it, a pochi minuti dall'uscita 3 del GRA, Roma, Selva Candida. 06 83 36 11 16. Selva Nera Village.it.